Propone ai consiglieri e assessori
In che senso? Cioè, era anche questo che volevo dire, potreste esprimere qual era la sua intenzione, e se mi permette, il sindaco può essere cosa fare, cioè l'intenzione era anche questa, sì, chiaro sì, che sì, non sì, è però competenza nostra, però. Sì, ma consigliere Francesco esiste già nella precedente legislatura un atto? No, anche no, nel primo sindaco, la rinuncia del sindaco o a parte della sua No. Grazie.
La ringrazio, la pregherei di non trasformare un intervento in un ultimato, come lo aveva fatto, è un'interrogazione, se la deve fare la cosa. La... Quando... E poi pregherei i consiglieri di sia di maggioranza e di minoranza, ecco, di avere sempre un linguaggio molto calmo, ecco, di evitare di trasformare in ultimatum quanto è nel nostro cuore, nella nostra mente, anche perché lei sa bene come è stata presente nella conferenza di Capigruppo e sa bene che era un atto dovuto quando fatto dal responsabile dell'economia finanziaria, che ho già spiegato, ed era un atto di cui il sindaco già iniziava, chiaramente. Sul termine dovete e non dovete, io mi lascerei un pochino, potete magari dire di meno, perché sono delle indennità che uno può rinunziare, non può rinunziare, può sospendere, ma in ogni caso è come lo dirò bene a grandi lettere per quanto riguarda l'indennità del Consiglio Comunale, è un fatto puramente privato, di rapporto personale, ecco, e anche coscienza personale, quindi nessun altro può imporlo, tantomeno il Consiglio Comunale può imporlo nei confronti della Giunta o del Presidente o dell'assessore, un fatto di grande sensibilità e a mio parere il sindaco della Giunta tutt'oggi ha dimostrato grande sensibilità, mi creda. E gli sforzi si stanno vedendo non solo nel rinunciare a queste pochi euro, ma nell'andare a ricaricare quello che veramente può essere oggetto di, come dice lei, di ossigeno per questa città e per questo. Ma non saranno le 200-300 euro del Presidente o i 500 euro degli altri che danno ossigeno. L'ossigeno si verrà invece portando avanti delle iniziative serie, politiche, di impegno, di ricerca e di soluzioni che mi creda non sono solo questi quelli che attenaggio in paese. No, prego. Intanto, per uno giusto
in data del nel nostro offrendo tuttavia
accesso ad altri richiedenti, attivando così un sistema di concorrenza utile sicuramente per le casse comunali. Il richiedente, oggi, anche in questa occasione, propone genericamente il servizio, detta le condizioni economiche, ed il sindaco, immediatamente, qualche protocollo dopo, obbedisce, dispone di un atto di indirizzo, facendolo passare con una scelta non influenzata. Questi temi dell'esperienza passata e di quello di Etna, purtroppo. Nessuno è contrario, sia chiaro, e non si ripete fortemente, a scanso di equivoci, che le sedute del Consiglio Comunale siano seguite, trasmesse, registrate e archiviate. Per loro l'importanza documentale, sicuramente, anche perché consentono, si asserisce, ma deve essere dimostrata, una più ampia partecipazione dei cittadini, perché possono essere strumento utile anche di ricerca e di confronto con gli stessi consiglieri. Nessun problema se si vuole mantenere, non importa il motivo, l'esperienza odierna, ma sussiste l'obbligo di regole precise, di comportamenti non di parte, senza che si creino disturbi di vario genere durante e dopo le riprese, che siano via SMS o via Facebook a soggetti estranei all'area consiliare. Gradirei una buona convivenza. Le elezioni sono passate e i fans possono e devono tornare all'attività ordinaria, con professionalità e soprattutto con imparzialità. Imparzialità che in atto non è garantita, considerato che lo stesso titolare del sito, in cui viene riversata la registrazione, non ha imbarazzo a definirsi, ancora con coerenza, questo va riconosciuto, di parte. Ovviamente è impellente un regolamento consigliare per garantire sia l'imparzialità, ma soprattutto il trattamento dei dati nei termini secondo le norme di settore. Requisito fondamentale posto dalla legge per un regolare svolgimento delle sedute e delle riprese, la necessità del regolamento è del tutto ineludibile, stante anche le sanzioni penali di quell'articolo 167 del decreto legislativo numero 196 del 2003. Se il Comune non intende gestire in proprio le riprese libere con risorse interne, utilizzando magari il proprio sito, aggiornandolo se necessario, due soggetti sono investiti di grosse responsabilità: il Presidente del Consiglio e il richiedente privato. Quest'ultimo, di volta in volta, dovrà conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale. Dovrà presentare, quindi, apposite istanze di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale è necessario evidenziare nome e cognome, destinazione di uso, finalità perseguite e modalità di trasmissione. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del regolamento che il Consiglio Comunale esiterà e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme regolamentari. Il richiedente dovrà impegnarsi a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la difesa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro o utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderlo mendace o discorsivo rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse, a non associare le immagini a messaggi pubblicitari di alcun genere, di tipo politico, commerciale, eccetera. L'articolo 39 del decreto legislativo 196 del 2003 attribuisce in pleno al Presidente del Consiglio il potere di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. È suo onere e potere dirigere quindi ogni attività o avvenimento nell'ambito consigliare. Il Presidente del Consiglio deve, inoltre, autorizzare l'introduzione nell'aula consigliare di telecamere con gli altri strumenti di videoripresa. Deve autorizzare l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature. Sì, perché l'allaccio alla rete elettrica, pubblica e comunale, per l'allaccio alla rete elettrica pubblica e comunale occorre spesso autorizzazione o richiesta di allaccio a proprie spese in termini forfettari nell'ambito del compenso offerto. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire per rendire informazioni a tutti i partecipanti alla seduta consigliare circa l'esistenza di impianti di registrazione e o videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche dei fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consigliare vengono affissi specifici cartelli. Deve inoltre vietare le riprese qualora ci si trovi davanti a dati sensibili e valutare, se è il caso, di limitare le riprese stesse sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte dello stesso Presidente del Consiglio, del sindaco, di ciascuno dei consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.
Ma non va bene comunque le riprese progressive, a condizione che tale modalità di trattamento sia disciplinata in apposito regolamento e a condizione che gli interessati siano debitamente informati. Necessario tuttavia, come già detto, in quanto obbligo di legge, individuare il soggetto responsabile del trattamento di tutti i dati che vengono raccolti, diffusi e custoditi. Niente se e niente ma per la pubblicità delle sedute, è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 167 del 2000, che però demanda la sua disciplina al regolamento comunale, soprattutto nel caso di limiti che esso contesta. Occorre quindi far proprie norme regolamentari ben definite, prima ancora del rilascio dell'autorizzazione, prima ancora del rilascio dell'autorizzazione, ci tengo a sottolineare. Nel caso di gestione diretta, e non si capisce il motivo per cui non si possa percorrere dalle vie, quantomeno valutare la convenienza, il responsabile del trattamento può essere il Presidente del Consiglio stesso. Nel caso che questa maggioranza amministrativa, quindi i consiglieri e gli amministratori, voglia continuare a spendere risorse a semplice domanda, affidando le riprese a terzi, il richiedente deve essere chiamato a dichiarare se lo stesso è responsabile del trattamento o se lo è altra persona espressamente e formalmente dichiarata. Chiunque autorizzato deve essere imparziale sia nelle riprese che nella diffusione successiva delle immagini, deve impegnarsi rispetto alle norme regolamentari e di legge, deve interrompere le riprese nel caso di pause e di interruzioni autorizzate del Presidente del Consiglio. Altre disposizioni, consensi o dinieghi sono patrimonio di questo Consiglio ed è il Presidente che lo rappresenta, per cui rivolgo invito affinché assieme si trovi la soluzione più idonea nel rispetto delle leggi e del potere di autodeterminazione del Consiglio stesso. Ho altri argomenti? Posso continuare? È sempre vinto lo stesso argomento? No. Riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, norma che si ritiene sia fatta a nome dei nostri amministratori comunali, quando presente si chiede al sindaco e all'amministrazione, conferma che sia applicato e sottoposto al controllo del capo dell'amministrazione anche quando disposto dal successivo articolo 19, comma primo, stessa legge. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Ringraziandola per l'attenzione che vorrà riservare, si chiede risposta scritta. Al sindaco del comune di Palazzo Lagrelli. Proviene da cittadini oggetto dell'azienda. In un tratto della via Padre Bandieri, zona Colleotto, che si ritiene pubblica, essendo stata intitolata da una persona cara a tutti i palazzolesi, appunto il compianto società già da proprio San Michele, pare sia stato posto uno sbarramento che fa diventare privato il tratto successivo. Se si obietta che quest'ultimo è privato, non si capisce come sia possibile che esso si giochi di illuminazione pubblica. Si chiede pertanto di disporre opportune verifiche su quanto esposto dai cittadini e riportato nella presente. Si chiede altresì di verificare se tutti i residenti abbiano collegato le loro abitazioni alla fornitura pubblica pur tramite fosse se persistono ancora situazioni di scarico solo in fosse settiche. In quest'ultimo caso, se è necessario procedere da parte del Comune per previsti controlli con idonea ispezione, ricevimento di idonea bollettazione attestante regolare svuotamento delle fosse da parte delle ente specializzate. Trattandosi di materia delicata, sia nel caso di chiusura arbitraria della via, sia nel caso di proprio diritto di illuminazione pubblica, sia nel caso di eventuali sversamenti non regolari delle fosse settiche, si ritiene urgente un intervento di verifica per ridare serenità a tutta la popolazione residente. Si richiede risposta scritta. Giorno 20 giugno, al sindaco del Comune di Palazzo Lagrelli.
Giorno di giugno scorso, alle ore 6.30 circa in via Fava, nell'area verde e privata antistante un supermercato, l'assessore Abramo, un addetto comunale alla raccolta, davano disposizione ad un operaio per la pulizia del marciapiede di accesso all'area stessa, con apposito desespugliatore. L'operaio puntualmente libera la terrestre del marciapiede delle erbacce. Destano preoccupazione però le modalità di lavoro. Il lavoratore è carabinieri di qualsiasi strumento di protezione, un caso che non può essere isolato, vista la presenza dell'assessore che avrebbe dovuto richiedere l'uso dei dispositivi di protezione prima dell'inizio dei lavori. Si chiede quindi se gli operatori dipendenti a qualsiasi tipo, sottoposti ad attività lavorative rischiose, siano di regola dotati degli opportuni strumenti di protezione e di smentire una vox populi che avvengono casi in cui siano gli stessi lavoratori a rifiutarsi di usarli. In questo caso si chiede di conoscere quali provvedimenti l'amministrazione ha adottato, se la voce è vera e in ogni caso quali provvedimenti adotterà se il caso dovesse avvenire. Quanto sopra, per le responsabilità penali ed economiche a cui verrebbero sottoposti i responsabili del controllo ed anche il comune nel caso di malaugurato incidente, si richiede risposta scritta. Al sindaco del comune di Lorenzo La Greta, con la presente si chiede alla signoria vostra di conoscere la montata dei debiti che gravano sul comune nei controlli di imprese artigiane e non, esempio servizi, che hanno reso l'attività lavorativa nell'interesse pubblico. Si chiede elenco per settore e ditta nei limiti previsti dal decreto legislativo 196. Si chiede di conoscere i tempi definiti dall'amministrazione entro cui saldare i debiti. Si chiede infine che detti debiti trovino spazio, come previsto, nel nuovo bilancio, operando in modo da permettere il pagamento delle prende risorse portate in spese istituzionali. Si chiede risposta scritta. Diverse aree sono state concesse a privati negli anni ed in più cicli amministrativi. Si tratta di aree, sia in prossimità di abitazioni o di attività commerciali, che i privati, in virtù dell'accordo sottoscritto con il comune, hanno sistemato a loro discrezione, migliorandole in tantissimi casi. Le aree chiuse e recintate, di fatto, sono diventate di esclusivo uso privato, ormai da anni. Si chiede alla signoria vostra qual è lo stato della situazione, quante e quali sono le aree interessate, se gli accordi sono ancora validi, se è possibile restituire al pubblico le stesse o quantomeno garantire un uso aperto in alcune fasce orarie, magari con l'aiuto della mano pubblica, quindi sedite in altri. Si richiede risposta scritta. Sull'argomento il dopo di noi. Progetto di alto valore umano e sociale promosso dalla Ampas Nazionale, recepito e sostenuto dalla locale associazione a seguito di apposite richieste di quest'ultimo, nel 2008 il Consiglio Comunale approvò un'istanza dell'associazione, concordata di istruttore e proposta degli uffici comunali, tendente ad acquisire porzioni di immobili di locali comunali nei pressi di via Tagliamento, continua alla caserma dei carabinieri per avviare il dopo di noi. Il dopo di noi è la risposta agli interrogativi, fonte di tantissima angoscia per i genitori dei diversamente abili e per la nascita di una cultura diffusa che diventi parte integrante del nostro vivere civile e sociale. La cultura del dopo di noi, una civiltà sana e moderna, è fatto proprio il concetto della presa in carico. Pertanto, l'amministrazione comunale di Palazzolo è, anch'essa come altre, chiamata a garantire alle persone con difficoltà interettive e relazionali una vita migliore in un ambito sociale e familiare più idoneo, mettendo a disposizione aree e strutture residenziali adeguate che godono dell'assistenza delle famiglie e di personale specializzato delle associazioni. Si concretizza così un alloggio protetto nel contempo alla presenza dei familiari. L'approvazione del Consiglio, citato in avvio, era solo il primo passo. Esprimiamo una dichiarazione di intenti, designare in futuro l'area di proprietà comunale, dopo aver trovato una forma giuridica che consentisse il passaggio. Fu dato in carico ai responsabili dei lavori pubblici e urbanistici di approfondire e di mettere in atto gli strumenti giuridici per dare seguito alla dichiarazione di intenti del Consiglio dell'iniziativa dell'associazione. Sono passati 5 anni, forse anche 6. Riteniamo che questa amministrazione e questo Consiglio abbiano i requisiti e i mezzi per riprendere l'argomento. Al sindaco si chiede quale risposta ha avuto dagli uffici incaricati sulle intenzioni dell'amministrazione comunale e se sono state valutate altre esperienze, come sostiene l'ANAS, realizzate in altri comuni, in condizioni iniziali simili alle nostre. Si chiede risposta scritta. Questo lo deve valutare lei. È una cosa che chiediamo a lei di valutare, quindi a lei che deve ci fare soltanto.
Pulizia straordinaria. Non sfugge ad alcuno in premessa che la pulizia e l'igiene di un paese sono lo specchio di civiltà e di buona accoglienza. Palazzo, già terra degli plebei, come ha definito più volte un giornalista del Quotidiano Catanese, non ha più i requisiti di una volta. È un paese sporco. Molte strade attendono di essere pulite, via Carceri, da cui provengono alcune lanterne, via del centro storico, del quartiere San Paolo, nell'ultimo calibro di ferri. Aggrava la situazione l'assenza di controlli da parte degli organi deputati sul contenimento, nei cassonetti di spazzatura non differenziata, soprattutto in prossimità dei supermercati, e nei fine settimana. Quando ciò premesso, si chiede al sindaco se è nelle sue intenzioni programmare interventi periodici di pulizia straordinaria, uno urgente, e il mantenimento di standard accettabili di pulizia, sotto un profilo di igiene e per prevenire il proliferare di insetti e infezioni, non ultimo sotto il profilo del decoro ambientale. Si chiede risposta scritta. E qual è la strada del progetto? È quella per cui sono con la ricordo di una lamentela. Io problemi di igiene non ne ho visto. Deve girare di più, deve girare di più, perché io le lamentele l'ho sentite fuori dalle festività, ad esempio, si commentava il quartiere San Paolo, c'è un quartiere molto sporco che è stato pulito solamente in prossimità della città. Ma ci sono rifiuti abbandonati? Ci sono rifiuti abbandonati, c'è il passaggio della polizia dell'estate che viene fatta in modo continuativo. Operatore commerciale turistico di legare al proprio nome, logo, marchio, prodotto
al programma pubblicitario degli eventi turistici che avranno luogo a Palazzolo in quest'estate 2013. Tutto è a carico dell'operatore privato, il quale una volta inserito è obbligato, salvo eventi atmosferici negativi, a realizzare l'evento comunicato, pena un versamento di 100 euro alle casse comunali. L'amministrazione offre da parte sua la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico, precisa per la sola giornata dell'evento in programma. Avere il coraggio di inserirsi da privati negli eventi turistici e culturali 2013 del Comune, dopo le ultime deludenti esperienze, dopo la fuga dei palazzolesi verso i più accoglienti come Manzanense e Lorenzo, è già uno sforzo enorme, comporta oneri e non un sostegno, nemmeno un semplice grazie per la partecipazione, solo il rischio della penale di 100 euro. Se per qualsiasi motivo esclusi gli eventi di calamità naturale, l'evento culturale di intrattenimento proposto non possa essere realizzato. Quindi il Comune si è ridotto a semplice sentire da fare, di servizi, spacciando per innovazione e sviluppo quella che invece è la dichiarazione tangibile di un fallimento della politica turistica e dell'accoglienza. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Signoria vostra di specificare quanti operatori hanno sottoscritto il contratto alla scadenza dell'8 luglio scorso, quali categorie di appartenenza di detti operatori, se il contraente sponsorizzato, cioè il Comune, intende cassare la causa vessatoria del pagamento di 100 euro, quali iniziative intende proporre agli operatori e ai cittadini per evitare le fughe serali verso località più accoglienti, se intende finalmente ridare serenità agli operatori del centro storico, lasciandoli liberi di organizzare eventi culturali, musicali, d'arte, eccetera, nel rispetto del capo quinto, quiete pubblica, del regolamento di polizia municipale, articolo 47, e di eventuale appropriata regolamentazione da parte del sindaco circa orari e intensità di disturbo sonoro. Si chiede risposta scritta. Reinserendo nel modello loro
termine della riunione. L'articolo 34 del regolamento di polizia urbana dispone obblighi ben definiti e chiari per i proprietari di terreni confinanti con suolo pubblico nell'abitato di Palazzolo. Devono, si legge, recingere solidamente i terreni di loro proprietà, in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre. La recinzione deve seguire le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale, nel rispetto dei vincoli paesistici, e non deve essere fatta con materiale pericoloso per i passanti. I proprietari, si legge, sono tenuti a mantenere i terreni sgombri da rifiuti di qualunque genere. Almeno due volte l'anno devono procedere al disseccamento per ragioni di decoro, igiene e salvaguardia della pubblica incolumità da rischio incendi. La relazione di quanto disposto prevede la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Un riferimento specifico di incuria da parte del privato da un lato e di omissione pubblica dall'altro lo offre l'area sita di Via Fava, nel tratto finale in cui si innesta in via Uccello. L'area viene utilizzata ad uso giostro in una parte durante la festa patronale. Viene pulita esclusivamente in quell'occasione. L'uso ha provocato il progressivo disfacimento del marciapiede e la superficiale scomparsa. La motivazione per cui permane da anni ormai in missione del controllo col non rispetto totale dell'articolo 34 sia da parte dell'organo di polizia preposta e a salire da parte dell'amministrazione a questa posizione consigliare è chiara, uguale a quella di tanti altri casi in cui si lascia libero arbitrio il controllo e l'uso del territorio comunale. Non richiediamo pertanto di giustificare una risposta da presente, invece chiediamo di conoscere se intende porre rimedio al disagio superando rapidamente l'omissione con l'applicazione del citato regolamento di polizia urbana per l'area indicata e per altre eventualmente individuate. Se nel caso del persistere della situazione dello stato di incuria intende predisporre un piano di acquisizione dell'area privata per trasformarla in area verde, giardino pubblico e qualificando la zona. Se intende disporre il riconoscimento del tratto di marciapiede collinare. Se intende sollecitare la polizia municipale ad una attenta lettura e all'applicazione del regolamento di tutti i punti scritti approvati dal Consiglio Comunale per un vivere civile e esterno. Sì. C'è un problema anche di polizia, di un marciapiede che si sta deteriorando per incuria. Ai sensi dello statuto comunale, articolo 36 bis, si chiede alla signoria vostra di inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto, la consulta per i cittadini stranieri, nei tempi più brevi possibili. Si richiede di rimettere la valutazione della commissione consigliare competente alla delibera, se ancora è ritenuta attuale già adottata dal Consiglio Comunale durante il secondo quinquennio del sindaco di Giorgio. L'adozione della consulta per i cittadini stranieri, organo consultivo, consentirebbe a questo Consiglio e alla Giunta Comunale di trovarsi di pareri sulle proposte di deliberazione più significative che incidono sulla condizione degli stranieri a Palazzo Macchiato. È chiaro che il tema dell'immigrazione è un tema forse che si sente molto soprattutto in questo periodo, sia per la visita del Papa a Lampedusa, che insomma ha parlato anche di un discorso di globalizzazione dell'indifferenza, quindi ha portato un po' anche alla politica, anche a cambiare l'atteggiamento, cioè che comunque vive delle situazioni di difficoltà e che non viene qui in vacanza. A Palazzolo è chiaro che il tema dell'immigrazione a volte è legato anche a problemi di sicurezza, perché comunque molto spesso capitano dei casi in cui ci sono stati dei problemi, dei reati, delle situazioni in cui sono stati coinvolti dei cittadini stranieri. È chiaro che uno dei problemi dell'amministrazione potrebbe essere sicuramente quello di sicurezza, ma potrebbe essere anche affrontare un discorso di integrazione di queste persone, soprattutto per quelli che si trasferiscono a Palazzolo in delle famiglie, quindi dando anche il segnale di poter rimanere in questo paese, di potervi fare invece magari non diventare i palazzoli di giunta. Ecco, io credo che questo Consiglio Comunale abbia anche la maturità necessaria per poter affrontare questo argomento.
Consigliere Cappellani ne ha facoltà. Se ne voleva vedere il consigliere. No, sta bene. Allora io devo da porre tre interrogazioni, non sono come il consigliere Mancello che mi ha fatto una maglietta. Molto, molto breve perché non ho studiato. No. Allora, la prima interrogazione. Segnaletica stradale, una questione di sicurezza. La verifica periodica della via della visibilità e dell'efficacia della posizione della segnaletica stradale risulta di particolare importanza per garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni in tutto il perimetro urbano. Risulta dunque opportuno periodicamente verificare l'effettiva visibilità della segnaletica stradale. Nello specifico, alcuni residenti delle vie Antonino Cello, Tagliamento, Adige, Colle Orto e Corbella segnalano l'impossibilità di vedere la segnaletica orizzontale e la imperfetta segnaletica verticale. Si interroga il sindaco della giunta per sapere se l'amministrazione comunale si attivi per provvedere alla verifica dello stato della segnaletica stradale della città, intervenendo da subito sulla segnalazione relativa alle vie dell'abitato esposte in premessa. Si richiede la risposta scritta. La seconda interrogazione che ho messo in greggio, Presidente del Consiglio, signor Sindaco e l'assessore dei servizi cimiteriali. Premesso che il cimitero storico monumentale di questo comune risulta avere un regolamento sul quale sono redatte tutte le operazioni di polizia mortuaria, modo di operare durante l'esecuzione di lavori pubblici e privati, comportamento del personale addetto al servizio. Risulta dunque opportuno verificare l'effettiva attuazione del regolamento stesso che questa amministrazione ha disatteso in passato e nel presente. Disatteso costantemente l'articolo 24 del presente regolamento, sul quale si cita che i materiali di costruzione devono essere introdotti all'interno del cimitero in forma già lavorata. I materiali di risulta devono da parte delle ditte stesse utilizzate per il riempimento di altre zone. In ogni caso l'impresa deve ripristinare il terreno. Disatteso costantemente l'articolo 5 del presente regolamento, sul quale si cita che si vieta al personale di attivare forme di collaborazione con le ditte operanti nel settore, svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non contemplata nel presente regolamento. Disatteso costantemente l'articolo 4 del presente regolamento, sul quale si citano i compiti e le funzioni del custode, il quale è stato con concorso individuato e del personale addetto ai servizi cimiteriali. Si precisa che l'intera area cimiteriale, area dove si dovrebbe curare il silenzio e il rispetto dei defunti, risulta un'area di perenne cantiere di ora, dove per i viali sostano mezzi meccanici di grossa dimensione dalle ore 8 alle ore 17. Si interroga il sindaco e la giunta per sapere se l'amministrazione comunale voglia prendere gli opportuni provvedimenti al fine dell'osservanza del regolamento esistente approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 74 dell'11-12-2012 e modificato con delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 22-3-2013. Si richiede risposta scritta. La terza interrogazione. Al Presidente del Consiglio, al signor Sindaco e all'Assessore al Turismo. Oggetto Castello Medievale. La nostra città gode di ruderi del castello normanno dei Barones di epoca medievale. È presente tra i luoghi di interesse storico monumentale inserito nella banca dati del Centro Studi Elios. Nell'anno 2010, precisamente
il 3 giugno fu pubblicato dal settimo settore turismo e beni culturali di questo comune l'avviso pubblico per la concessione del sito del castello medievale. Al punto 11 si cita un deposito cauzionale di 1000 euro per l'eventuale violazione degli obblighi del concessionario. La durata della concessione citata al punto 12 dell'avviso prevedeva una durata di 2 anni prorogabili per altri 2 se l'amministrazione ritiene la buona conduzione del sito e dei servizi ad esso connessi. Le condizioni dei luoghi previsti al punto 13 versano in buone condizioni di manutenzione e si rendono necessarie solamente di opere di manutenzione ordinaria. Onere a carico del concessionario previste al punto 14 citano la manutenzione del verde, la pulizia del sito, tutti i lavori di miglioria e di servizi previsti nel progetto sono a totale carico del concessionario. Il comune al punto 18 si riserva di effettuare controlli e verifiche eccetera eccetera. Deroga il sindaco e la giunta per sapere se l'amministrazione comunale ha mai effettuato controlli e verifiche nel sito, visto che le condizioni sono di abbandono totale. Se il trasporto dei turisti da piazza Umberto al castello è avvenuto con un asino fantasma nelle ore notturne, sono visibili a tutti, ma peggio di alcuni fortunati. Si chiede risposta scritta. No, Presidente, io questo c'è un asino fantasma che praticamente vale 7 punti, io non lo so, l'ho detto, e quest'asino dice che la notte si aggira praticamente fra le luci di San Paolo. Infatti dice qualcuno ci sentiva praticamente soffocare, dice ma di che cosa si tratta? E allora qualcuno ha avvisato i carabinieri, dice perché possibilmente c'è qualcosa che non va, ma anche i carabinieri non l'hanno visto. No, Presidente, questo qua. No, Presidente, la prego. No, Presidente, devo fare io questo. E infatti, ma e io so cosa devo dire, infatti gliel'ho precisato per l'interrogazione. E praticamente è troppo di spirito, mi sono permesso di fare. Praticamente questa situazione va avanti da 2 anni e altri 2 anni, quindi diventano 4. Mi sembra che giustamente. Siccome è un sito di degno rispetto, io sa, da semplice consigliere comunale, ma soprattutto da cittadino, non da consigliere comunale in questo caso, dico, perché non lo vogliamo mantenere in una conduzione? Sono perfettamente d'accordo con voi. Il consigliere, Presidente, sa che cosa ha detto la consigliere? Che io una sera mi sono andata a visitare questo granetto castello con l'assessore al turismo, erano le ore 9, ci siamo sapendo. No, ci siamo praticamente introdotti all'interno e siamo rimasti per un paio di minuti perché c'erano anche altre persone che si erano spostate. No, abbiamo trovato praticamente 2 fantasmi che si avvicinavano praticamente, e siccome la serata non era nelle migliori, abbiamo visto queste 2 sagome che praticamente venivano verso di noi e con l'amico Paolo, tutte queste persone senza parole, a guardarci in faccia, e poi erano 2 giovani praticamente. Erano mandati una coppia che si era praticamente addentrata all'interno del mondo. Come negare questo? Consigliere Andrella, forse lei non ha attenzionato a quella concessione, lei è partita, perché ancora i lavori del castello devono essere ultimati e ci sono zone che vanno messe in sicurezza e consentono ulteriori lavori. Fino a quando e io infatti sono. No, io non ho incontrato niente. Non devo fare, ma sai che cos'è? Avete detto che non c'è movita, non c'è musica, sono le mani che stiamo. Assessore, Presidente, mi permetta, visto che l'assessore praticamente è stato così simpaticamente a girare praticamente il discorso, e giustamente non c'è nessuna. Hai detto bene che praticamente all'interno
non c'è un piano di sicurezza, non c'è per... Ma allora, scusate, non si può... Sì, no, 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 sì, ma c'è un piano di sicurezza e non c'è niente. Scusate, come se va, io l'ho trovato così per caso, sfogliando lì, che domanda sera. Allora, sabato 6 e sabato 13 luglio alle ore 18:30 al tramonto, ingresso gratuito, apertura e visita comunità al castello medievale. Scusa, se non ci sono praticamente, se non ci sono, no, allora non, è pre- non c'è sicurezza, non c'è pre- come si fa praticamente a far entrare le persone all'interno? Ma la guida, scusa, l'assessore, cioè io la voglio chiudere la situazione, perché sennò poi entriamo in altri discorsi che... Abbiamo passato una notte, grazie all'assessore al turismo, perché io queste cose le dico e le so apprezzare, grazie all'assessore al turismo, il quale alle ore 12 della mattina ha provveduto a pulire praticamente il sito, che l'associazione turistica Provolo, gestore del sito, ha lasciato in condizione a dir proprio da... non voglio specificare il tema. E quindi l'assessore risposta e si aggrava.
La sottoscritta consigliere comunale espone quanto segue. Visto che sta nascendo in Palazzola Greve, un grande edificio in zona argillosa e fortemente acquile, tra grandi movimenti di terra e muretta a secco, avendo la destinazione in oggetto. Considerato che di detta costruzione nulla si conosce di preciso, posto che pur trattandosi di opera pubblica, non è seguita dalla rituale tabella che ne indica progettista, direttore dei lavori, tempi di realizzazione, importo dei lavori e quant'altro. Si chiede di conoscere al mezzo di risposta scritta gli elementi suddetti e quant'altro occorre per consentire alla scrivente di poter spiegare gli obblighi che ne derivano dal mandato ricevuto. Si chiede ancora alla signoria vostra provveda che sia messa a disposizione dei consiglieri il progetto completo dell'opera, le pertinenti relazioni, il disciplinare l'incarico dei professionisti, nonché responsabile unico del procedimento, che viene indirizzata sia al sindaco che per conoscenza all'assessore lavori pubblici. L'altra invece è che più volte abbiamo così. Io sono, questo l'ho capito, però le voglio dire, siccome arrivate in territorio penso che sia interesse, visto che lei comunque accede o richiede che possa essere messo a disposizione, poter visionare l'opera, visto il comune di Palazzola Greve, che lei tanto si è vantato di questo progetto che è fortemente voluto, ritengo che possa essere proprio a competenza del sindaco. E poi penso che ci sia comunque responsabile qualcuno della firma. E allora invito a mettere a disposizione anche per qualora si possa accedere a questi all'opera e al progetto, visto che comunque più volte ha sollecitato che ha intenzione di seguire la loro, non penso che non sia o delega in seguito. No, assolutamente. Quindi penso che sia. Penso queste due parole sono state veramente dettate dal suo cuore. Poi l'altra interrogazione che abbiamo forte chiesto anche sotto campagna elettorale, anche a mezzo che lo dicesse pubblicamente nei vari comizi, era l'interrogazione riguardante lo stato del vigore del comune di Palazzola Greve. I sottoscritti consiglieri comunali premettono, visto che la signoria vostra è giustissima, ricoperta nell'amministrazione del comune di Palazzola Greve ruoli di primaria importanza negli ultimi 15 anni, constatata che proprio in detti anni il comune di Palazzola Greve ha registrato il massimo indebitamento legato all'accensione dei mutui, ciò premesso chiedono di conoscere con risposta scritta l'indebitamento complessivo per mutui contratti alla data precedente e di lei ingresso nell'amministrazione comunale. Sul medesimo tema chiedono di conoscere a mezzo di risposta scritta l'importo complessivo risultante alla data di fine del di lei mandato giugno 2013. L'altra interrogazione riguarda sgabbamento per cani. Abbiamo preso atto che sgabbamento per cani l'hai trattata la ginnastica di Milano. Non è ginnastica, anche un fatto che i cani non sono sgabbamento. Un giurito nome no, comunque se la devo citare la benissimo. No, le cose la fa, no, non ho sentito perché non lo sento bene. Comunque, abbiamo appreso che ci sono anche sollecitando da molti cittadini con un'ampia petizione a cui hanno sottoscritto in maniera corposa numerosi cittadini che proprietari comunque di cani che hanno chiesto appunto che fosse istituita una attrezzata per poter portare e attrezzare uno o più aerei comunale dove i cittadini possano portare liberamente i propri cani. Considerato che sino ad oggi non è stato realizzato, il nostro territorio comunale, seppur comunque le diverse aree abbandonate, non consente ai dei cani di poter donare un momento di giusta libertà e sbravo per i propri animali. Prendiamo anche atto che alla villa comunale è stato destinato uno specifico viale per consentire l'accesso ai cani accompagnati al guinzaglio dai relativi proprietari.
cestini e raccoglie rifiuti, oltre al fatto che il sorpiale è sprovvisto di qualche cantina dove in ogni caso sedere. Inoltre i custodi della villa comunale sostengono di non avere alcuna autorità in merito a fatto di dover vigilare sul corretto rispetto delle regole, sul che qualora via non vengono rispettate le norme igieniche da parte dei proprietari, e pertanto chiediamo di conoscere a mezzo di risposta scritta quale area comunale l'amministrazione ha individuato per apprezzarla in modo tale da consentire cani libero gambamento, ci siamo consigliere Gatti, e quali sono i tempi di realizzazione di tale area, visto e considerato che i cittadini firmatari della citata petizione non hanno visto fino ad oggi alcuna realizzazione di tali opere. Ovviamente si specifica che le aree di sgambamento devono essere dotate di una recinzione adeguata, di un apposito conservo, di tutto quello che ma è permette comunque il libero svolgimento della norma e delle regole. E anche se intende rendere il viale della villa comunale destinato all'accesso dei cani, sempre accompagnato dai proprietari, più consono a tale destinazione, posizionando dei cestini raccogli più rifiuti e facendo presente ai custodi di vigilare e se è caso anche di segnalare alla polizia municipale affinché i proprietari e i cani abbiano un comportamento rispettoso delle regole nel luogo dove si trovano. Un'altra interrogazione, che così come non so se l'allegamento ha voluto sottolineare il Presidente, che nasce proprio dal cuore che più volte il Presidente ne invece un po'. No, ma io devi dare sottigliette. Nei precedenti consigli comunali, un tema molto caro a cui più volte penso il Sindaco è stato sottoposto è quello della qualità delle acque di Palazzolo. A tal proposito, volevo fare un'interrogazione col fine di acquisire maggiori elementi, ma anche sul fatto di voler vedere anche che spero che il Comune abbia e quindi l'amministrazione per seguire quello che poi a mio avviso può rappresentare realmente una ricchezza e una opportunità e una grande risorsa per il Paese. Ritengo che anche molto spesso ci debba essere questa collaborazione e quindi nulla che è di portare delle proposte da parte della minoranza, laddove quindi si voglia anche portare maggiormente studi attraverso degli enti particolarmente competenti. Comunque, la mia interrogazione è la seguente. Considerato che l'acqua potabile che arriva dai cittadini di Palazzola Grede proviene da soggetti diversi, avendo caratteristiche assai simili, chiede per conoscere la quantità di acqua immessa giornalmente da ciascuna singola sorgente nel serbatoio idrico municipale, la diversa quantità di ciascuna delle acque immesse nella rete idrica comunale, ritenendo che taluna, per essere acqua superficiale, è certamente quantomeno poco pregiata, mentre tra l'altra, per nascere a profondità ragguardevole, può risultare obbligo minerale, possedere quindi requisiti che la porta ad essere assai vicina ad apparenti finalità e pubbliche. Quale sia per tutte la presenza di nitriti e nitrati che richiederebbero, qualora ce ne sia una più attenta, ma in ogni caso se non acqua pregiata, si debba maggiormente salvaguardare il bacino idrifero. Io credo che questa possa essere veramente una risorsa dove poter andare ad investire per l'interesse del paese come ricchezza. Grazie. Quando io ho parlato dei suoi perché ho visto che alcuni argomenti che ripete come perché loro ne sono cari in questo senso che devo dire. Ci sono altri interventi? Sì, sì. Prego, consigliere Giacchina, mi ha fatto adesso funziona. Allora, visto che uno degli obiettivi principali di questa amministrazione nel programma elettorale era rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti e che nel comune di Palazzolo risulta essere notevolmente bassa la percentuale della limitata comunque raccolta differenziata effettuata, evidenziata la necessità di attuare la politica zero rifiuti entro il 2020, constatato che nel nostro comune, come nel resto della provincia di Siracusa e di tutta la Sicilia, esiste un conclamato stato di emergenza ambientale legato ai rifiuti, considerato che l'esigenza di risolvere tale problema non è più procrastinabile ed è quindi doveroso a tal fine intervenire con soluzioni efficaci ed immediate, si chiede al signor Sindaco e all'assessore competente di conoscere i dati reali della raccolta differenziata sinora effettuata dal Comune, le ragioni della mancata predisposizione della raccolta differenziata porta a porta con fornitura di gratuita di sacchetti idonei e con l'introduzione di un sistema tariffario basato sull'effettiva quantità dei rifiuti prodotti. Quali azioni
comune intende perseguire per avviare la raccolta differenziata porta a porta, nonché un programma incentrato su riduzione, riuso, riciclo e recupero dei materiali nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale del settore, specificando le tempistiche e le modalità. La seconda e ultima interrogazione riguarda il finanziamento del sito archeologico in Cantoni. Visto che comunque un'altra priorità di questa amministrazione nel programma elettorale era rappresentata dal sollecito del finanziamento del progetto esecutivo di valorizzazione presentato all'assessorato regionale beni culturali e considerato che dovremmo essere nel pieno della stagione turistica, constatato che si tratta di uno dei siti archeologici comunque di immenso valore culturale e tra i più importanti del nostro paese, si chiede al sindaco e all'assessore competente di conoscere i dati e l'esito del predetto finanziamento del progetto esecutivo di valorizzazione presentato all'assessorato regionale beni culturali, se si è provveduto a sollecitare l'approvazione di tale finanziamento, quali siano le azioni concrete che l'amministrazione intende perseguire per avviare un programma incentrato sulla valorizzazione e fruizione del predetto sito archeologico e in generale per favorire e incentivare il turismo nel nostro paese, le tempistiche e le modalità con le quali l'amministrazione intende dotare le principali piazze e i luoghi turistici di servizio dell'accesso gratuito a internet per consentire ai cittadini e visitatori di accedere gratuitamente alla rete e ai servizi comunali di informazione turistica. Per entrambi le interrogazioni si chiede risposta scritta. Ci sono altri interventi? Chiudiamo la scritta espressiva e passiamo all'assumento numero 3. Nomina componenti commissioni consigliari. In base all'articolo 17 del regolamento del Consiglio delle commissioni consigliari si prevede l'istituzione nel secondo consiglio di tre commissioni consigliari. Aventi come oggetto la prima commissione statuto e regolamenti affari personali, pubblica istruzione, politica culturale, solidarietà sociale, spettacolo, sport, turismo, igiene, sanità e cultura. La seconda commissione avente come oggetto bilancio, conto consuntivo, finanze, patrimonio, regolamenti attinenti alle materie assegnate. Per la terza commissione urbanistica, tutela ambiente, discariche e servizi rifiuti, assetto del territorio, polizia urbana, lavori pubblici, commercio e agricoltura, industria, sviluppo economico, verde pubblico, regolamenti attinenti alla materia assegnata. Ogni commissione è composta da 5 consiglieri comunali e le votazioni avvengono per numero limitato e stipulato dalla presenza della maggioranza. Contrariamente a quanto scritto, consigliere Spada, mi scusi, contrariamente a quanto scritto nel dispositivo di deliberazione, la votazione non avverrà per voto palese ma per votazione scritta, perché segreta, perché in base all'articolo 184 della legge regionale 193 del 1963, numero 16, la quale dice i componenti dei collegi votano ad alta voce per appena nominata o per alzata e seduta. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone. Presidente, scusi, io volevo un'informazione, ma nel regolamento comunale dove è previsto la votazione segreta? L'ho detto adesso, il regolamento non è previsto. Ma siccome il regolamento è in data successiva alla legge, come fa praticamente a non prevedere quello che dice la legge?
ed è stato approvato da questo consiglio, cioè dal consiglio comunale, scusate, ma c'è qualcosa che non va. E allora questo qua la mettiamo a due parti, perché secondo me penso che sia una cosa grave, perché se la legge è successiva io sono d'accordo, ma se la legge giustamente è antecedente al, al regolamento, questo non penso che sia una cosa grave. Segretario, sono d'accordo, allora l'errore materiale va praticamente subito. No, scusate, ma non è così. Perché deve avere. No, diciamo, stiamo operando. Presidente, mi scusi, perché però le faccio osservare anche un'altra cosa, che ce ne sono diversi errori, sia praticamente nei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, non mi sto riferendo solamente a quella della Commissione, ma mi sto riferendo allo Statuto Comunale, mi sto riferendo alle varie praticamente. Ai vari regolamenti, no? Perché vede, consigliere Simona, questo va atto praticamente a incappugliare le cose e a non seguire un po' logico nei discorsi. Perché scusi, la stessa cosa è per il regolamento cimiteriale, la stessa cosa è per il regolamento della mia. Stiamo istruendo la commissione proprio la prima che tratterà di regolamenti. Sarà compito di chi sarà eletto che lavorerà con maestria affinché tutti gli errori fatti verranno rimossi. Presidente, questo ma le, gli errori fatti erano, secondo lei, scusa, Presidente, però gli errori fatti sono stati commessi praticamente a marzo del 2013, quindi stiamo parlando praticamente di 3 mesi fa e oggi è inammissibile che praticamente il Consiglio Comunale dice abbiamo sbagliato, lo dobbiamo rifare. E allora scusatemi, ma perché li abbiamo presi in considerazione? Perché anche quello del personale è combinato così. No, mi sto riferendo praticamente allo statuto comunale che è stato praticamente rivisto a marzo del 2013. Ritengo la sua, il suo parlare inutile perché sarà oggetto eventualmente di modifiche, Presidente. Ma oggi non possiamo fare niente, stiamo però operando anche avendoci di quello che lei delle sue espressioni stiamo operando. Presidente, io sono d'accordo con lei, però gradirei che sia messa a verbale. Mettiamo la verbale dove praticamente lo statuto va approvato praticamente dal Consiglio Comunale, va contro praticamente la legge precedente all'approvazione dello statuto. Tanto non è lo statuto, ma è il regolamento. Poi mi sto riferendo sempre allo statuto comunale, anche quello. Mettiamo la verbale queste cose. L'ultimo statuto rivisto è praticamente del marzo 2013. Scusate, allora andatelo a vedere perché a questo punto praticamente c'è qualcosa che non va. A me risulta che è stato fatto praticamente porta due rivisitazioni, una nel 2012 e una nel 2013. Le sto dicendo io, ne porta una nel 2012 e una nel 2013. La copia che ho io, allora la copia che ho io è quella. Ma le dico. Allora, io questo non lo so. E allora, consigliere, dovremmo verificare la data della sua copia. No, ma non la vedo.
chiamiamo per la votazione. Trombatore? Ferruccio Concetta? Russo Luca? Simona Antonino? Allegrezza Alessandra? Valvo Giuseppe? Lombardo Giuseppe? Girasole Carmelita? Intergrandi Laura? Gallo Salvatore? Spada Carmela? Licidra Giulia? Vincenzo Fabio? Cappellani Salvatore? Giardina Sandra? Ferruccio, Cappellani, Ferruccio, Simona, Cappellani, Lombardo, Cancello, Lombardo, Cancello, Simona. Ricordano voto, Ferruccio 4. Simona 3. Cancello 3. Lombardo 3. Cappellani 2. Quindi la prima commissione sarà così composta: Ferruccio, Lombardo, Simona, Cancello, Cappellani. Le cappellane, non stavo aspettando, vorrei un disegnare dei nuovi regolamenti. Quindi sarà lei a fare le opportune correzioni. Distruggiamo le schede. Ecco, distruggiamo queste schede e passiamo alla votazione per la seconda commissione. Seconda commissione.
Concetta, Russo Luca, Sigona Tonino, Sigona, Allegrezza, Vago, Lombardo, Girasole, Interlati, Gallo, Spada, Liscitra, Sancello, Cappellani, Giardina, Interlandi,
Riccardo. Spada. Licitra. Fancello. Cappellani. Giardina. Thank you.
Russo, Sigona, Allegrezza, Vallo, Lombardo, Girasole, Integranti, Gatto, Spada, Licitra, Pancento, Cappellani, Giardina. Giardina.
Giardina. Giardina. Russo. Giardina. Lombardo. Lombardo. Russo. Lombardo. Cinque vari tutti. Elementi supplenti sono i consiglieri Russo, Lombardo e Giardina. Bene. Capite questa sera? Passiamo all'argomento numero 6, nomina di tre consiglieri comunali quali componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni, Valle dei Ticinesi. Preso atto che il Comune di Palazzola Crede aderisce all'Unione dei Comuni dell'Unione, siamo chiamati stasera a procedere alla nomina di tre consiglieri comunali quali componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni, Valle dei Ticinesi. La votazione avverrà sempre per voto limitato e per rispetto della minoranza, e quindi i consiglieri dovranno indicare un consigliere. Avremo tre consiglieri, due per la maggioranza, uno per la minoranza. Possiamo distribuire le schede? Grazie per la cattiva collaborazione.
Passiamo all'ultimo argomento all'ordine del giorno, indennità di presenza dei consiglieri e dei componenti delle commissioni consigliari formalmente istituite. Visto che ci sono state nel corso degli ultimi anni diverse modifiche, chiedo cortesemente al segretario dottor Grande di relazionarci in merito. Siamo chiamati però consigliere Spada prima di rinunciare.
sera per provare eventualmente l'atto deliberativo, e chiaramente io chiedo adesso, se non ci sono altri interventi, di approvare l'argomento numero 4, che ha il concetto di indennità di presenza dei consiglieri e dei componenti delle commissioni consigliari, così come indicato dal dottore Grandi, nella misura di €25,20 a seduta. Poi successivamente possiamo destinare l'uso. Chi è d'accordo resti seduto, chi è il contrario si alzi. Quindi l'argomento è approvato con unanimità come indirizzo di direzione. È perfetto. È un fatto, come dicevo prima, prettamente personale, che direte al responsabile dei servizi economico-finanziari. No, allora, scusate, io promettiamo. C'è una cosa scritta. È scritto, quindi possiamo fare. Hanno potuto fare una denuncia pubblica, sia per il gettone delle commissioni, sia per il cittadino. Dovresti essere stato, dopo che abbiamo detto noi,